su un canale. Eccoci qua finalmente con lo scialle terminato, lo scialle che ho progettato per voi. Come vedete è bello grande. Ora non ho, mi sono scordato di prendere le misure, comunque ve lo scrivo sotto nel box informazioni se vi servono. Eccolo qua. Io ho giocato un pochino con i colori per movimentare un pochino. Ho alternato delle righe, ne ho fatta qua una di un colore e una di un altro che crea questo effetto carino. Qua ho inserito un'altra riga, qui altre due e via dicendo. Però potete farlo anche in tinta unita, insomma, come volete. Questo scialle l'ho realizzato col filato cotton bambù che vi avevo di Icy Hands, che vi avevo fatto vedere nella review dei filati, e dei ferri numero 4. Sono partito dalla punta, come vedrete poi nel tutorial, e ho iniziato a fare queste righe di punto traforato alternate a righe di maglia rasata, incrementando di una ogni volta. Sono partito con una di traforato e una di maglia rasata, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, andando ad aumentare la larghezza delle fasce, fino ad arrivare a 11 righe di punto traforato. Ho fatto un bordino a maglia legaccio da questa parte e da questa parte il bordino I-cord. A differenza del video dell'avviatura dello scialle che avevo fatto entrambe le parti in maglia legaccio, questo l'ho fatto col bordino I-cord, poi comunque nel tutorial vedrete come, lungo tutto questo lato, e poi anche la chiusura I-cord da questa parte, in modo da avere due lati con la chiusura I-cord e uno con la maglia legaccio. Che dire, mi sembra di avervi detto tutto per quanto riguarda questo scialle. Poi nel tutorial andrò a specificare. Ecco qua, devo sistemare perché si vede, si nota l'aggiuntura dei filati, che era finito il gomitolo, e devo sistemare questo nodino. Bene, se questo scialle vi piace, volete vedere come realizzarlo, rimanete con me e vi aspetto andiamo con il tutorial. Ecco, vedete, questo è un modo per bloccare uno scialle. Io uso da una parte le mollette e da una parte con gli spilli su questo tappetino, che sono quelli per i bambini, dove si possono infilare gli spilli. Questo è uno dei modi per bloccare gli scialli. Qualcuno li stira, ma a me non piace perché si appiattisce il lavoro e poi non si potrebbe comunque con tutti i filati. Questo è uno dei modi per bloccare gli scialli. Poi li ho visti appesi ad un filo, diciamo diversi modi quando uno non ha questi tappetini. Questo io trovo un modo molto molto pratico. Ci sarebbero anche dei cavetti, io ne sono sprovvisto, da passare da una punta all'altra, fissati, dei cavettini di acciaio che vorrei comprare per bloccare gli scialli, però per ora anche così va benissimo. Iniziamo il nostro scialle. Allora, io vi avevo fatto il video su come avviare uno scialle, e se volete riguardarlo, comunque adesso rifaremo tutti i passaggi. Allora, avviamo due maglie, eccole qua, e iniziamo a lavorare, allora, in questo modo. Una maglia dritto, e questa maglia
la lavoriamo dritto davanti e dietro, come abbiamo visto nell'altro video. Una, puntando il ferro sul dietro della maglia e poi la facciamo cadere. Abbiamo fatto il nostro primo aumento e abbiamo tre maglie sul ferro. Una, due e tre. E questo è il dritto del lavoro. Giriamo il nostro lavoro e facciamo tutto a dritto. Uno, due e tre. Torniamo sul dritto del lavoro e facciamo una maglia dritto, un aumento dritto davanti e dietro. E un dritto. Il rovescio del lavoro rispetto all'altro video cambierà perché facciamo il nostro bordino Icor, quindi faremo una maglia dritto e queste tre le passiamo, no, scusate, ho sbagliato, le passiamo con il filo sul davanti del lavoro, portiamo il filo davanti e passiamo le tre maglie a rovescio, prendendole da qua come se lavorassimo a rovescio. Torniamo sul dritto del lavoro, perché ora noi avremo qua il nostro bordino I-cord che si forma e qua avremo gli aumenti per a maglia legaccio. Andiamo col quinto ferro, un dritto, un dritto davanti e dietro, e due dritti. Torniamo sul rovescio del lavoro. Questa volta lavoreremo due maglie a dritto, perché ne abbiamo 5, le ultime tre le dobbiamo passare, quindi ne lavoriamo due a dritto, portiamo il filo davanti e passiamo tre maglie, 2 e 3. Torniamo sul dritto del lavoro, il settimo ferro, faremo due maglie a dritto, una, due, un dritto davanti e dietro sulla terza ultima e due dritto, uno e due. Ottavo ferro. Ora ne abbiamo sei, quindi cosa facciamo? Ne facciamo 3 maglie a dritto, che sono il nostro bordo legaccio, portiamo il filo davanti e passiamo le 3 maglie. Quindi ora abbiamo le parti dei due nostri bordini, il bordino I-cord e il bordino a maglia legaccio, e in mezzo andremo ad inserire il nostro lavoro. Nono ferro. 3 dritti, 1, 2, 3, un dritto davanti e dietro, quindi facciamo un aumento, dritto e dritto. Sul rovescio del lavoro, 3 maglie a diritto, una, due, tre,
ci rimangono quattro maglie, quindi una è quella che inizia a essere la parte centrale del nostro scialle, che sarà a maglia rasata, quindi portiamo davanti il filo, la lavoriamo a rovescio e passiamo le ultime tre maglie. Da adesso in poi le ultime tre maglie le passeremo sempre senza lavorarle con il filo davanti, come abbiamo visto nel video del bordino I-cord. Prossimo giro, una, due, tre, la quarta a dritto, siamo arrivati alle altre, le ultime tre maglie, dove faremo un aumento sulla terza ultima, dritto davanti e dietro, dritto e dritto. D'ora in poi lavoreremo così. Sul rovescio del lavoro passeremo le ultime tre maglie e sul dritto le lavoreremo a dritto. Sul dritto del lavoro, nelle ultime tre maglie, sulla prima delle ultime tre maglie, sulla terz'ultima, faremo l'aumento per tutto il nostro lavoro così, mentre nella parte centrale sarà il corpo del nostro scialle. Rovescio del lavoro, dritto, due a dritto, la terza a dritto, portiamo il filo davanti, ora ne abbiamo 5, quindi ne faremo 2 a rovescio per la maglia rasata e le ultime 3 le passiamo. Facciamo ancora un giro assieme. Uno, due, tre, quattro e cinque. Siamo arrivati alle ultime tre, quindi facciamo un dritto davanti e dietro, quindi il nostro aumento, dritto e a dritto. Rovescio del lavoro, tre maglie a dritto, una, due, tre, filo davanti, una, due e tre, rovescio e passiamo le ultime tre. Quindi, d'ora in poi, sul rovescio del lavoro, le prime tre maglie le faremo a dritto, lavoreremo a rovescio fino alle ultime tre maglie e poi passeremo le ultime tre maglie. Indipendentemente che sia a maglia rasata o il punto traforato che inseriremo dopo, lavoreremo sempre allo stesso modo. Tre maglie a dritto, a rovescio fino alle ultime tre e le ultime tre le passiamo. Ora vado avanti un pezzettino per raggiungere una parte di un po' più lunga dello scialle e torno a farvi vedere il punto traforato. Eccoci qua con la punta del nostro scialle fatta. Io ho fatto una decina di giri. Per giri io intendo andata e ritorno, quindi un giro di dritto e un giro a rovescio. Come vedete, si vede molto bene, abbiamo il nostro bordino a legaccio da questa parte e da questa parte il bordino I-cord. Vedete che si forma il bordino come quello che vi ho fatto vedere nel video di lavorazione del bordo I-cord, della chiusura I-cord. Quindi il nostro scialle sarà così strutturato, avrà da questo bordo la maglia legaccio, che praticamente è la parte più lunga che va appoggiata sulle spalle, e qua avremo il bordino I-cord e chiuderemo anche l'altra parte con la chiusura I-cord, quindi avremo due lati con il bordino I-cord e questa col bordino al maglia legaccio. Se poi voi volete potete farlo anche il legaccio anche qui, come vi avevo fatto vedere nel video di avviatura dello scialle. Bene, quindi fate un po' di giri per arrivare a una lunghezza che vi sembra, che vi piace, non è vincolante, potete fare quanti ne volete, e a questo punto iniziamo a inserire il punto traforato.
Io non farò ovviamente il tutorial di tutto lo scialle perché sarebbe una cosa lunghissima, anche perché comunque è molto ripetitivo, quindi una volta visto come si fa il punto, poi si va avanti ripetendo il motivo come vi dirò. Allora, praticamente arrivati a questo punto facciamo il motivo, il punto traforato. Io ho fatto così lo scialle, ho fatto l'ho strutturato in questo modo. Arrivati a questo punto ho iniziato a fare una riga di punto traforato, quindi andata e ritorno, dritto e rovescio, e una riga di maglia rasata, andata e ritorno. Poi due righe di punto traforato e due righe di maglia rasata, tre righe di punto traforato e tre righe di maglia rasata, quattro di traforo e quattro di maglia rasata, e così via dicendo fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Sono arrivato alla fine che avevo 11 righe di punto traforato e ho chiuso lo scialle. Bene. Vediamo come si fa il punto traforato, che è davvero, davvero semplicissimo. Allora, vediamo, controllo se si vede bene, se c'è abbastanza luce. Credo di sì. Allora, le prime tre maglie, come sempre, le lavoriamo a dritto. Continuiamo con questo tre maglie a dritto all'inizio per tutto lo scialle. Ora iniziamo il punto traforato. Cosa facciamo? Prendiamo due maglie assieme dal davanti e le lavoriamo a dritto. Due maglie assieme lavorate a dritto e un gettato. Due maglie assieme lavorate a dritto e un gettato. Due maglie assieme lavorate a dritto e un gettato fino alle ultime tre maglie. Un gettato, due maglie assieme lavorate a dritto e un gettato. In questo caso non arriviamo ad avere tre maglie perché i punti non sono... noi ci troveremo con un giro con tre maglie e un giro con quattro per il numero dei punti. Quindi in questo caso cosa facciamo? Abbiamo fatto il nostro gettato, la quarta la lavoriamo normalmente a diritto, sulla terz'ultima andiamo a fare il nostro aumento dritto davanti e dietro. Poi una e due. A diritto. Giriamo sul rovescio del lavoro, tre maglie a diritto, uno, due e tre, filo davanti e lavoriamo a rovescio fino alle ultime tre maglie, sia i punti lavorati che i gettati. Qui abbiamo il nostro gettato, come un punto lo prendiamo normalmente, lo lavoriamo a rovescio, uno, e continuiamo fino alle ultime tre, lavorando a rovescio. Quattro. E le ultime tre le passiamo. Quindi ora abbiamo fatto il nostro primo, la nostra prima riga, ecco adesso si vede, di traforato, di punto traforato, che come vedete è davvero semplice. Ora abbiamo fatto una riga di punto traforato e andiamo a farne una a maglia rasata, quindi lavoriamo tutto a diritto fino alle ultime tre maglie. Arriviamo alle ultime tre maglie, facciamo il nostro aumento dritto davanti e dietro. Se da questo video non lo capite bene come si fa, andate a guardarvi il video che ho fatto sull'avviamento di uno scialle triangolare. Tre maglie a dritto, filo davanti, lavoriamo a rovescio fino alle ultime tre maglie.
le ultime tre le passiamo. Quindi finora abbiamo una riga di motivo traforato e una riga di maglia rasata. Andiamo a fare il secondo e adesso andiamo ad incrementare sia il punto traforato che la riga della maglia rasata. Quindi ripetiamo le tre maglie a diritto, come faremo per tutto il lavoro, come ho già detto, e iniziamo a fare il nostro punto traforato. Quindi due maglie assieme a diritto e un gettato, 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 due maglie assieme a diritto, un gettato. Siamo di nuovo con 4, quindi una maglia a diritto, un aumento nella terz'ultima, diritto e diritto. Tiriamo sul rovescio del lavoro. Ops. Una maglia a diritto, 2, 3, portiamo il filo davanti e lavoriamo a rovescio, come abbiamo fatto prima, fino alle ultime 3. Sia i punti lavorati che i gettati, mi raccomando, anche i gettati lavoriamoli a rovescio. Ultime tre le passiamo. Ora dobbiamo fare un'altra riga di punto traforato, quindi ricominciamo con le ultime tre. Con le prime tre maglie a diritto, scusate, 1, 2, 3, e ricominciamo a fare due maglie assieme a diritto e un gettato, 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 le ultime due maglie assieme a diritto, perché in questo caso ne abbiamo 5, quindi riusciamo a fare le ultime due maglie assieme a diritto, un gettato, e sulla terz'ultima andiamo a fare il nostro aumento dritto davanti e dietro, dritto, dritto, rovescio del lavoro. Una maglia dritto, due maglie a dritto, tre maglie a diritto, filo davanti, lavoriamo a rovescio fino alle ultime tre. Siamo arrivate alle ultime tre maglie e le passiamo a rovescio. E finora abbiamo questo. Vediamo se riesco a far vedere bene con il bianco sotto. Ecco, abbiamo la prima riga a punto traforato, una riga a maglia rasata e due righe di punto traforato. Ora andremo a fare due righe a maglia rasata. Ora potete continuare da soli, inutile che continuo a farvi vedere perché è tutto ripetitivo, è tutto uguale. Ora si nota poco la differenza perché sembrano tre righe di trafori, perché ovviamente con una sola riga di maglia rasata, poi andando avanti con le due righe di maglia rasata
si inizierà a notare di più la differenza. Quindi noi adesso andremo a fare due righe a maglia rasata e abbiamo concluso, diciamo, il nostro motivo dei due trafori e due a maglia rasata. Inizieremo col terzo motivo, quindi tre righe di trafori, tre righe a maglia rasata, quattro righe di trafori, quattro righe a maglia rasata e così via. Andiamo avanti fino che raggiungiamo la lunghezza desiderata. Io mi sono fermato ad avere 11 righe di punti traforati, e vi ricordo sempre che per riga io intendo la riga di andata e ritorno, perché non lo volevo grandissimo, anche perché diciamo che lo uso io come una sciarpa estiva, quindi non serviva molto grande. Tenete conto che poi, una volta lavato e bloccato, si allunga, a seconda del filato comunque si allunga parecchio, come vi ho fatto vedere all'inizio del video, come bloccare lo scialle, perché comunque poi lavorando un pochino si piega, si arrotola, quindi bisogna o stirarlo, che a me non piace, o bloccarlo come dopo averlo lavato, ovviamente, come vi ho fatto vedere nel video. L'ultima riga io consiglio di cercare di finirla con il motivo traforato, ma si può fare anche a maglia rasata. A me piaceva di terminarlo con il traforo, e dopo aver fatto l'ultima riga facciamo un'altra riga di maglia rasata e chiudiamo con la chiusura I-cord, o se preferite potete chiuderlo anche normalmente, però io lo trovo più carino fatto così, perché si forma questo bordino sia da questa parte che dall'altra e dà una finitura, secondo me, più carina. Mi era stato chiesto di far vedere come inserire i punti, i vari punti, negli scialli. Questo è un punto davvero semplice. Allo stesso modo si può inserire degli altri punti. Certo è che bisogna tener conto dei multipli che questi punti richiedono, è per questo che non è così semplice impostare uno scialle con dei punti particolari. Ci vuole un po' di pazienza, perché dobbiamo calcolare i punti che noi abbiamo nella parte centrale, cioè tra un bordo e l'altro, e dobbiamo incastrarci i punti, e devono venire bene con le ripetizioni che andiamo a fare. Per questo che per scialli un po' più complessi ci sono dei bravissimi designer che fanno dei pattern che sono molto facili da ora, se uno ha un pochino di, magari all'inizio fate degli scialli più semplici tipo questo, poi una volta capito il meccanismo potete andare a realizzare degli altri scialli che sono già stati studiati e preparati con i punti appositi per questi scialli, ed è più facile fare un lavoro un po' più complesso, un po' con dei motivi un po' più elaborati, senza diventare matti a fare i calcoli. Se uno poi ha la pazienza di mettersi lì a calcolare i punti, ben venga. Questo era il mio primo scialle creato da me in assoluto. Finora avevo fatto solo degli scialli creati da pattern, e diciamo che sono soddisfatto, è venuto carino. Spero di essere stato chiaro, che si sia capito bene come fare questo scialle. Se avete bisogno di qualche informazione ulteriore, o lo scrivete nei commenti o mi scrivete sul mio profilo Facebook, che io vi lascio il link sotto nei commenti, nell'info box. Però credo che sia davvero semplice da capire, perché una volta capito com'è il punto traforato, noi dobbiamo solo andare avanti facendo questo incremento di righe nei punti traforati e nei punti a maglia, nelle righe a maglia rasata, che creano queste righe via via andando verso la fine dello scialle sempre più larghe. Vi ringrazio per aver seguito anche questo mio tutorial. Spero di riuscire a tornare presto con un progettino nuovo. Per ora sarò un po' impegnato, perché devo realizzare una maglietta che mi hanno richiesto. Non è un mio
mio progetto, quindi non posso fare il tutorial, però cercherò magari nel frattempo, fino che non avrò realizzato qualcosa di nuovo, magari di fare il video di qualche punto o se mi viene in mente qualcos'altro da farvi vedere. Vi rinnovo i saluti, vi ringrazio di nuovo e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!